Intanto il nostro buongiorno a tutti. È un appuntamento questo della giornata della trasparenza che sta iniziando ad avere la giusta, la corretta ricorrenza annuale. Voluto dall'amministrazione comunale di Pordenone e dall'amministrazione provinciale di Pordenone. E appuntamento, dicevo, che come volontà normativa parte da lontano in termini di trasparenza. Per quanto riguarda invece la giornata di apertura delle pubbliche amministrazioni ai cittadini, è con la delibera ANAC del 2012 che iniziamo a parlare di una giornata a disposizione della cittadinanza, nel corso della quale poter diffondere informazioni, parlare di pubblicità, parlare di trasparenza, parlare non solo di adempimenti normativi, ma di comportamenti e di buone prassi che gli enti locali devono avere, devono rispettare ed applicare. Giornata voluta dalle due amministrazioni, vi dicevo che oggi qui sono rappresentate dal vice sindaco del comune di Pordenone, Renzo Mazzera, al quale darò subito la parola, e a seguire dall'assessore, rappresentata la provincia, dall'assessore Elisa Coassin, che interverrà e porterà subito dopo l'indirizzo di saluto. A lei, vice sindaco Mazzera, la parola. Grazie. Un benvenuto a tutti intanto in quest'aula consiliare, un benvenuto anche al dottor Toschei che ci ha raggiunto e che oggi sarà un importante relatore di questo convegno. Io parto da quando mi ha raggiunto la notizia del segretario che diceva guardate che dobbiamo fare alcuni adempimenti che riguardano l'anticorruzione e la trasparenza. Vi dico la verità. Quando ho sentito questa notizia il primo giorno ho detto ancora, perché ci sono una serie di norme e di atti burocratici che stanno veramente complicando il lavoro a tutti i funzionari, a tutti i dirigenti, a tutte le posizioni organizzative che lavorano negli enti locali. Poi però mi sono un po' ricreduto. Poi ho visto alcuni fatti che sono successi. Fino a poco tempo fa, chi stava a contatto con i cittadini, quindi le autonomie locali che stavano a contatto con i cittadini, era ancora un punto di riferimento credibile per la comunità. Proprio perché toccavamo con mano i loro problemi, perché riuscivamo a risolverli, perché riuscivamo a dare delle risposte. Ed eravamo vicini a loro, vicini alla loro porta di casa. Però alcuni fatti che sono successi, ne cito uno, Roma Capitale, proprio per dire l'ultimo, ma ce ne sono stati altri, hanno intaccato anche questa credibilità. E io credo che noi torneremo ad essere credibili e quindi ad avere la capacità di decidere. Oggi è importante avere la capacità di decidere, ma per decidere bisogna avere la credibilità delle persone che ci stanno attorno. Solo quando riusciremo a dare una dimostrazione che quello che facciamo al nostro interno non è una cosa che appartiene a queste mura, ma è una cosa che appartiene alla nostra comunità che va sempre e comunque coinvolta. Quindi dobbiamo abituarci consapevolmente a fare in modo che i nostri processi decisionali non siano semplicemente limitati all'interno, ma abbiano anche quest'alea di trasparenza e di risonanza verso l'esterno e di coinvolgimento nelle decisioni, tali da essere poi concreti perché seguiti dalla credibilità degli enti che li prendono. E in questi tempi non è che possiamo prendere provvedimenti che siano spesso così popolari. Ogni tanto qualche riorganizzazione, qua ci sono molti dipendenti della provincia che questo problema lo capiscono. Abbiamo avuto poco tempo fa in quest'aula una lunga discussione su una riorganizzazione per unificare due case di riposo e anche lì molti dipendenti,
Dicono, ma perché ci prendete dentro in queste riorganizzazioni? Noi stavamo bene dove stavamo, lavoravamo bene. E capite invece che queste decisioni sono decisioni importanti. È come, c'è la dottoressa qua Sinqua con me, è come se noi lavorassimo sulla prevenzione più che sulla cura. E noi vogliamo fare in maniera che le nostre autorità e autonomie locali siano in grado di prevenire piuttosto che trovarsi nella difficoltà e nella impossibilità poi di agire successivamente. E per fare questo ogni tanto bisogna decidere. Le riforme sono importanti per questo, non sono certamente popolari, ma se vengono fatte tutelando la professionalità dei dipendenti e se vengono fatte tutelando il loro posto di lavoro, la loro autonomia operativa, io credo che potremo traguardare forse su un sistema che sarà diverso da quello che c'era, ma che comunque, proprio per i provvedimenti di trasparenza che riusciremo anche ad avere e a ottenere nei confronti di chi ci circonda, riusciremo a essere anche autorevoli nelle decisioni che prendiamo. E questa è una credibilità che dobbiamo mantenere, malgrado le difficoltà del momento, perché vogliamo bene alle nostre comunità. Per questo io credo che questa sia una giornata importante di confronto, di informazione, di formazione, che ci aiuta anche ad essere diversi da come eravamo prima, ma credibili come eravamo una volta nei confronti delle nostre comunità. Grazie dottor Toschei della sua collaborazione, grazie a chi ha organizzato, ai segretari comunali, ai dirigenti, e grazie del vostro lavoro. Elisa, assessore Coassin, prego. Buon pomeriggio a tutti. Beh, direi che il vice sindaco Mazzara ha sintetizzato perfettamente quelli che devono essere i messaggi di una giornata come questa. Quindi il mio intervento sarà veramente breve, si inserisce un po' in continuità rispetto a quello che è stato detto. Innanzitutto appunto alla trasparenza come barriera fondamentale per la corruzione, questo dobbiamo averlo sempre ben presente e ben in mente. Quello che però a me preme molto, ed è una cosa in cui credo particolarmente, è che questo non si deve fermare al livello di quello che la legge ci dice. Cioè noi siamo trasparenti perché eseguiamo perfettamente quello che ci è richiesto dalla legge, quindi presentiamo ai cittadini determinate cose. Credo che lo sforzo della politica debba essere invece quello di far sì che le istituzioni abbiano un atteggiamento trasparente in generale. E questo significa appunto fare in modo di far capire ai cittadini e quindi individuare quali possono essere gli interventi per fare questo, che loro devono essere partecipi di quello che accade qui dentro, perché appunto si tratta della vita della comunità. E quindi in questo senso mettere a disposizione anche tutti quegli strumenti che sono indispensabili per poter poi essere in grado veramente di avere accesso a quei dati che poi noi siamo tenuti a mettere a disposizione, anche se vorrei dire che più vogliamo mettere a disposizione, perché è una cosa che sentiamo come un dovere. E in questo senso allora, se ad esempio lo strumento tecnologico è quello fondamentale ormai per avere accesso ai dati, noi non possiamo semplicemente dire abbiamo pubblicato tutto, ma dobbiamo essere sicuri che i nostri cittadini possano avere accesso a tutto e quindi farlo in un modo che sia veramente di facile accessibilità e al tempo stesso fare in modo che tutti i cittadini attraverso l'alfabetizzazione o quant'altro possano accedere. Ecco, questo intendo, deve esserci un atteggiamento trasparente e questo deve essere un nostro sforzo. Attraverso di voi si realizza, state facendo un grandissimo lavoro e queste iniziative sono fondamentali in questo senso, ma credo che anche noi veramente ancora dobbiamo lavorare in questa direzione. Buon lavoro, grazie. Grazie assessore. Dunque, finalità di questa giornata: partecipazione e coinvolgimento dei cittadini, ma questa volta il comune e la provincia hanno deciso di fare qualcosa in più, considerarlo, grazie all'intervento degli esperti, un incontro formativo, perché la formazione è veramente una delle attività nelle quali i due enti credono molto, e questo ce lo confermeranno i segretari generali che sono presenti qui con noi oggi. A nome di entrambe parlerà il dottor Primo Perosa, al quale diamo subito la parola. Buongiorno, vedo tante persone che conosco di entrambi gli enti e oggi abbiamo anche la novità, ma insomma mi fa piacere vedere presenti anche dipendenti e amministratori di società partecipate del Comune, perché il tema che andiamo ad affrontare oggi riguarda trasversalmente
il sistema pubblico, le autonomie locali e le partecipate. Poi con tutti, come dice, con tutte le criticità e i distinguo del caso, perché io so lo stato d'animo che voi avete quando affrontiamo questi temi, perché è lo stato d'animo che all'inizio ho anch'io, ma che poi va comunque, cioè il tema va comunque affrontato e non può essere ignorato, preso solo come un adempimento. E quindi oggi poi abbiamo un relatore particolarmente qualificato sotto il profilo giuridico, quindi di massimo livello. Io poi qualche domanda provocatoria poi la vorrò fare, perché sicuramente noi abbiamo bisogno di alcune cose di capire, perché quando c'è un problema, no, poi il legislatore individua delle soluzioni, e magari non sempre la soluzione migliore, ma questa di capire come attuarlo. Poi si possono suggerire modalità, quindi per passare dalla forma alla sostanza. No, poi non entro nel ragionamento delle aree, perché non tutta l'Italia è uguale, non tutte le amministrazioni sono uguali, i rischi non sono simili in tutto il territorio. Inizio con una battuta. In questo momento voi vedete proiettato lì, che è un segnale dei tempi nuovi. No, non c'è solo una ripresa interna, noi siamo in streaming, no? Quindi il comune di Pordenone da anni trasmette i propri consigli comunali, e quindi gli eventi che avvengono nella sala consiliare, non è solo un fatto mediatico, è un fatto che poi resta lì, ci sono le registrazioni, quindi se uno dice delle stupidaggini poi restano lì visibili sul web. Un'altra battuta per iniziare: noi segretari, dico, parlo per me e per il dottor Ricci, con cui ci conosciamo da tanti anni. Quando abbiamo iniziato la nostra professione, la trasparenza era un male, no? Cioè, perché l'importante era il segreto. Da noi assegnavano all'inizio, quando eravamo in comune, il timbro di cui eravamo custodi, e poi comunque quello di cui si parlava in giunta assolutamente era il tabù più tabù, e il nostro nome lo dice, segretari, no? Persone che tengono, no, da secretum, quindi che tengono il segreto. Oggi infatti la nostra trasformazione e la scomparsa del ruolo è motivata da molte altre cose, ma sicuramente il nome non aiuta, no? Il nome non aiuta. Quindi voi lo sperimentate ogni giorno, quindi il tema della trasparenza, proprio di non nascondere nulla a parte le cose riservate, no? Quindi c'è un paradosso, perché poi c'è una simmetria fra quello che è trasparente e quello che invece è riservato per privacy, no? Quindi siamo presi fra doppie sanzioni. Oggi, cioè, io dico, il consigliere di Stato è un esperto, quindi che pratica, che si confronta anche in convegni, che è disponibile a girare l'Italia, quindi ne sta vedendo e anche capendo quali sono le problematiche sostanziali poi del tema trasparenza correlato allo strumento, quale strumento di prevenzione della corruzione. Io quello che vi chiedo, quindi oggi non mi dilungherò di più, perché l'abbiamo chiamato, anche se sono convinto che oltre le sue competenze avremo sempre più bisogno di esperti che riescono a traslare queste esigenze in sistemi organizzativi e informatici, tecnologici, che ci consentano di fare queste cose in modo veloce, il più possibile automatico, perché quello, come diceva l'assessore Quassin, cioè gli strumenti tecnologici che ci evitino di lavorare giornate e giornate, quindi ore uomo, no, centinaia di ore uomo, per fare cose che poi a volte inutili, doppie, no? E su questo sicuramente il legislatore e chi può consigliare il legislatore e magari lo aiuta a scrivere le norme, ci può aiutare per unificare le banche dati, cioè per trovare delle modalità che rendano utile ed efficiente questo tipo di attività, senza entrare nel merito quanto utile è o quanto non, ma proprio come, visto che la scelta di essere trasparenti è
nel breve la vedo non reversibile, no? Quindi facciamoci una ragione, dobbiamo lavorare su questo e in questo modo, quindi quello che noi facciamo dobbiamo rendere sempre più conto, no? E quindi la performance sarà sempre più vera e meno formale, meno fatta così perché bisogna fare, perché dovremmo rendere conto, per quanto fattibile, con tutte le difficoltà che ci sono, di quanto operiamo e di come operiamo. Cioè, questo è, cioè, dobbiamo capirlo, cioè, non c'è, no, cioè, no, no, se noi entriamo nella logica della lamentela, no? E della lamentazione, cioè, noi che stiamo lavorando facile in questo periodo, cioè, con tutto che cambia, con incertezze, con rischi a qualsiasi livello, poi ovviamente quindi con più apprensione chi ha dei profili più, quindi i profili più bassi, con più rischio i profili più alti e magari capendo un po' di più, ma comunque sempre lavorando con disagio. Ma in questo momento dobbiamo renderci conto che non è mutabile il sistema, perché stiamo vivendo un momento di transizione, non breve, ma è così. E quindi quello che io chiedo a voi, segnatevi sempre, perché non stancatevi di suggerirci, no, le cose doppie, invece di, oltre che le lamentele, cioè suggerirci, dice questa, guardate che questa banca la carichiamo qui e la carichiamo lì, perché altrimenti noi proceduralizziamo e poi si ripete, no? E quindi carichi di qui, carichi sull'altra banca dati. Se invece abbiamo evidenza, no, anche noi presi da chi sta un po' più in alto, presi da mille cose, se abbiamo evidenza riusciamo poi a chiedere anche noi le modifiche, a capire con gli informatici se possiamo ritoccare alcuni meccanismi per poter poi rendere dei lavori che oggi facciamo in un'ora, renderli da 30 secondi sostanzialmente, perché il segreto poi è questo, quindi poterci dedicare in effetti alle procedure e al servizio ai cittadini. Quindi io quindi chiudo veramente con questo invito a trasformare lo stato d'animo che viviamo di lamentela, di disagio, in proposta. Poi ripetendolo anche, perché ovviamente siamo tutti, cioè, come ognuno al proprio livello è preso dalla quotidianità. Quindi il suggerire, rilevare continuamente, sì, non in modo, insomma, cioè ogni giorno, ma insomma periodicamente fare il punto, cercheremo di farlo anche noi dal punto di vista dei dirigenti, ma se ci aiutate, perché poi altrimenti si fa, no? Cioè, si fa la direttiva, poi si ripete e si ripete il lavoro inutile per molto tempo. Quindi questo, quindi calando nel concreto. Dopodiché, cioè, oggi io spero che l'intervento del magistrato ci aiuti a capire anche dal punto di vista anche poi di cosa sta succedendo col contenzioso con le altre vicende, dico, con i recepimenti delle direttive europee e quant'altro, quindi la direzione che sta prendendo a tentoni, no, il sistema, società e la pubblica amministrazione, per cercare di correggere le strutture che continuiamo a vedere nei comportamenti che sono tipici di una società, che non sono solo un male del sistema pubblico, purtroppo. Quindi viviamo, è un sistema culturale che ha persone oneste, persone diciamo che si girano dall'altra parte, che non fanno debate, e disonesti, cioè questo è il nostro milieu, no, che conosciamo bene. Quindi anche da parte mia un benvenuto al magistrato Toschei e grazie veramente della sua presenza. Quindi raccogliamo l'invito, non solo adempimenti burocratici, non solo norme, trasparenza, quindi non solo pura applicazione, ma strumenti, operatività, cambiamento. E abbiamo pensato di iniziare la giornata di formazione non immediatamente con il dottor Toschei, ma con una proposta che noi vediamo veramente come fondamentale per una vera applicazione della trasparenza negli enti pubblici. Trasparenza, una sfida per la comunicazione istituzionale. Livio Martinuzzi, che è responsabile dell'Ufficio Comunicazione Integrata del Comune di Pordenone, ha qualcosa da dirci proprio in questi termini. La comunicazione come una sfida importantissima istituzionale per quanto riguarda
applicazione della trasparenza. 10 minuti importanti per introdurre l'argomento e poi la parola al dottor Toschei. Livio. Grazie e buongiorno a tutti. Approfondendo il tema della relazione tra trasparenza e strumenti di comunicazione, mi trovo adesso anche a sviluppare, seppur sinteticamente, un po' il tema che ha anticipato l'assessore Quassin poco fa, cioè il rischio dell'adempimento. Allora, partiamo subito. Io partirei dalla definizione, che bene o male tutti conosciamo, ma è utile rileggerla. Definizione di trasparenza che ci dà la norma, quindi accessibilità totale delle informazioni, come diceva prima anche il dottor Perosa, potremmo sintetizzare tutto ciò che non è segreto, a questo punto deve essere messo a disposizione, per ridurre la questione ai minimi termini. Per favorire forme diffuse di controllo, cioè chiunque ha il diritto, o anche dovere civico, di andare a vedere cosa fanno gli enti pubblici e le pubbliche amministrazioni. Come succede questo? L'abbiamo detto, lo strumento indicato è il computer, o meglio ancora la rete internet. Cosa succede? Che da un lato abbiamo gli operatori che si trovano a dover alimentare file XML, pubblicare PDF, pescare delibere, determine e metterle online, dall'altra parte abbiamo cittadini che devono poter trovare questi elementi, queste informazioni, capirci qualcosa e quindi effettuare quello che la legge prevede, quindi il controllo diffuso. Tutto questo, quindi diciamo il computer e la rete internet come chiave, come strumento per scardinare, diciamo, la tradizionale impenetrabilità della pubblica amministrazione. Quindi ci troviamo di fronte a una sfida. La prima sfida è questa: non dobbiamo cadere nel tranello dell'adempimento. Io penso che stiamo già capendo tutti di cosa si tratta. Noi abbiamo una norma da rispettare, prendere dei file, metterli là in maniera più o meno automatica, più o meno semplice, e siamo a posto. È evidente che non è così se vogliamo raggiungere gli obiettivi che la norma ci pone. E per fare questo gli strumenti sono quelli della comunicazione, su cui adesso cercheremo di fare un po' una panoramica. Quindi dicevamo, abbiamo da una parte la norma e dall'altra il cittadino. La norma a noi sta appunto rispettarla, adempiere, pubblicare contenuti. Verso il cittadino invece dobbiamo fare qualcosa di più, dobbiamo comunicare. Non è sufficiente che noi mettiamo lì le cose. Non siamo a posto con la coscienza, non è così. Quindi sì, adempiere, ma anche comunicare. Per adempiere noi, abbiamo detto, rispettiamo il decreto legislativo, conosciamo bene o male tutti il famoso allegato A che ci indica una serie di cartelle e sottocartelle in cui inserire i dati, la cui denominazione, la cui organizzazione è stata decisa a monte dal legislatore. Abbiamo la bussola della trasparenza, strumento più o meno meccanico per verificare quanto stiamo adempiendo, e quindi noi questo sostanzialmente facciamo. Chi lo fa? Lo facciamo sempre di più tutti quanti, perché l'albo pretorio, tutti quegli applicativi che sempre di più utilizziamo tutti, si stanno diffondendo e sono un passaggio che passa attraverso molti di noi. Penso che siano dozzine le persone, i dipendenti del Comune di Pordenone, che alimentano questi strumenti. Allora cosa succede? Noi dobbiamo pensare anche all'aspetto di comunicazione, e l'aspetto di comunicazione in parte può essere delegato a strutture delegate, dedicate, in parte è responsabilità di tutti noi, che dobbiamo avere una sensibilità, sviluppare una sensibilità e delle competenze sempre più alte su questo fronte. Faccio alcuni esempi. Le informazioni devono essere chiare, perché noi pubblichiamo le delibere, le determine. Bene, seppure il cittadino riesce a trovare questi documenti, riuscirà a capirci qualcosa, sono scritti in maniera effettivamente comprensibile o sono scritti in forma burocratica, autoreferenziale e quant'altro. Quindi scrivere chiaro, come sapete sicuramente ci sono miriadi di iniziative di formazione che sono partite a fine anni 90, se non anche prima. Poi le informazioni devono essere facili da trovare e da usare. Cosa significa? Che se uso Google o se parto dalla home page del sito del comune, io devo trovare quelle cose che ho in mente, ma non è detto che siano denominate come ce l'ho in mente io. Insomma, tutta una serie di problematiche che sembrano banali, ma richiedono un'attenzione estrema e un lavoro continuo di miglioramento. E questo pone anche temi di accessibilità e usabilità dei siti internet. Ecco, qui si va su competenze più specifiche che gli addetti ai lavori, su cui gli addetti ai lavori devono sicuramente prepararsi. Però in forma più banale e quotidiana,
nessuno di noi dovrebbe pensare di poter pubblicare un PDF realizzato con lo scanner. Ecco, questo ci cala nella realtà quotidiana. Penso che ognuno di noi non si faccia problemi su questo fronte. Invece no, abbiamo da un lato delle norme che ci dicono no, il PDF deve essere accessibile, e poi anche delle regole più legate alla trovabilità delle informazioni. Non mi dilungo su queste cose che appunto vanno un po' sul tecnico. In più, cosa possiamo fare? Anticipare la domanda, quindi iniziare a porci la domanda cosa sta cercando il cittadino, e quindi attivare fronti di comunicazione più evoluti, come i social network, i social media, che puntano più sulla relazione tra le persone che non sulla diffusione di informazioni. Via dicendo, possiamo arrivare al fronte dell'open data. Open data, anche qui un mix di filosofia e tecnologia che sicuramente nessuno di noi è tenuto ad approfondire, eppure la legge sulla trasparenza, il decreto legislativo 33, è permeato di open data, anche se non usa il termine open data, perché quando parla di dati tabellari, eccetera, ci sta dicendo tra le righe di fare esattamente un certo tipo di cosa. Ecco, tutto questo ci porta a dei siti internet, come può essere questo, il sito del comune, in cui ognuno di noi, se ha avuto modo o avrà modo o l'esigenza di utilizzarlo, conoscerà pregi e difetti, la semplicità o meno di trovare questo tipo di informazione. Al di là del fatto che c'è, come la legge prevede, una sezione che si chiama amministrazione trasparente, dentro cui c'è quella famosa serie di cartelle e sottocartelle. Ultimamente però devo dire che personalmente mi ha fatto piacere percepire un'attenzione dal governo, in questo caso, verso aspetti che non sono mirati esclusivamente appunto all'adempimento di questa norma. È di pochi giorni fa la pubblicazione di queste linee guida di design per i siti web. Allora qui parlano di design, quindi iniziare a pensare con la testa e con gli occhi dell'utente. Vediamo solo velocemente i principi, quindi non ci stanno più dicendo metti il file qui, pubblica l'XML, ci stanno dicendo che ci sono dei principi. Primo, prima il cittadino, fulcro dell'usabilità. Essere chiari, ne abbiamo parlato prima, facilitare, attenzione, non c'è scritto semplificare, perché noi non siamo semplici, cioè per quanto ci sforziamo, quello che noi facciamo e che dobbiamo comunicare è complesso. Allora noi dobbiamo facilitare l'accesso a cose che sono spesso molto complesse. Quindi abbandonare l'idea del semplificare, che poi è diventata, dopo penso decenni, ormai una formula quasi vuota. Essere inclusivi, eccetera, eccetera. Come vedete c'è un riferimento esplicito ai temi dell'usabilità e dell'accessibilità, di cui vi ho già parlato poco fa. Calo rapidamente nella nostra realtà quotidiana, la comunicazione, come e più di molte altre attività, per essere efficace deve essere organizzata, pianificata. Allora il Comune di Pordenone recentemente ha adottato un piano della comunicazione istituzionale, che troverete nella rete intranet, chi è dipendente del Comune di Pordenone, ma è disponibile anche nel sito internet, uno strumento tra l'altro previsto dalla legge che ci costringe, tra virgolette, a mettere all'interno di un unico disegno coerente quelli che sono gli strumenti di comunicazione che utilizziamo, che sono tantissimi, non ce ne rendiamo conto, ma se partiamo dal sito internet ne abbiamo altre dozzine, che vanno utilizzate in maniera consapevole e coordinata e integrata. Poi, quindi il piano di comunicazione sicuramente è un ottimo punto di partenza, un mattoncino in questa costruzione. Il programma della trasparenza prevede invece poi delle procedure più specifiche. Io adesso vi faccio un riferimento molto rapido per chiudere a una, chiamiamola, procedura prevista nel nostro piano della trasparenza e che riguarda, penso, la maggior parte delle persone presenti qui. Allora, nel nostro sito internet, in seguito alla norma sulla trasparenza, ma anche da prima, abbiamo un'enorme quantità di informazioni relative agli uffici, cosa fanno gli uffici, i loro procedimenti, la modulistica. Si sono generate centinaia di pagine cariche di informazioni. Ecco, queste pagine, non esiste una redazione centrale che possa tenere sotto controllo questo livello di informazione, neanche se fosse una redazione enorme. L'organizzazione deve essere in grado di avere un controllo diffuso e continuo, non dico quotidiano, ma settimanale, di tutte queste pagine. Quindi, nel nostro piano della trasparenza c'è scritto che i dirigenti individuano all'interno dei propri settori una o più persone che hanno, tra le altre cose, il compito di tenere monitorato l'enorme quantità di contenuti e segnalare alla redazione il modo di
non solo aggiornarle, ma migliorarle continuamente, perché se noi prendiamo la procedura dell'anno scorso, cambiamo l'anno e modifichiamo il modulo e salviamo la pagina, non abbiamo fatto un buon lavoro, perché sicuramente ci siamo persi qualcosa e pian piano negli anni questa informazione si logora, diventa fuorviante, le telefonate anziché diminuire aumentano, quindi noi abbiamo l'impegno di tenere sotto controllo le informazioni. Poi l'aggiornamento, c'è una redazione che se ne occupa. Per concludere, riparto dall'inizio. La trasparenza integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di un'amministrazione aperta al servizio del cittadino, aggiungiamo noi, se fatta utilizzando gli strumenti della comunicazione. Vi ringrazio per l'attenzione. Ed ora il dottor Stefano Toschei, una piccolissima, brevissima presentazione e doverosa. Il dottor Toschei è consigliere del TAR Lazio e segretario generale del Consiglio regionale del Lazio. È componente dell'Unità per la semplificazione e la regolazione della funzione pubblica, consulente giuridico del Ministro della Salute per l'anticorruzione e la trasparenza. Il titolo che abbiamo condiviso per la relazione di oggi è «La trasparenza come misura trasversale di prevenzione della corruzione». Ma il dottor Toschei oggi parlerà ad ampio raggio e soprattutto sarà disponibile poi per eventuali quesiti. A lei, dottor Toschei, la parola. Bene, grazie, buongiorno, anzi buon pomeriggio a tutti voi. Ho ascoltato con attenzione quello che è stato detto nella presentazione di questo incontro e quindi cercherò di portare qualche elemento ulteriore. Vediamo un po' qui se riesco a far funzionare. Adesso ci riusciremo. Intanto vi do qualche indicazione su quella che vuole essere il taglio che ho pensato di dare al pomeriggio. Allora, la trasparenza ha molte ombre e poche luci per quel che riguarda l'impatto sulla pubblica amministrazione intesa come dipendenti, sugli uffici, sulle modalità di operare degli uffici stessi. Giustamente è stato già detto che è vista con sospetto, è vista come un onere abbastanza inutile, è una moda del legislatore che ora c'è, fra qualche tempo passa, allora perché devo preoccuparmene ora, perché deve intralciare il mio modo di lavorare, anche perché il tempo è poco per lavorare, già ho difficoltà nello stress quotidiano a completare le procedure che mi sono affidate. A questo aggiungo anche il reperimento di dati e la trasmissione dei dati per la pubblicazione sul sito. A cosa serve pubblicare i dati sul sito? Ad alimentare il voyeurismo telematico? Beh, guardate, vi posso dire che alcune università italiane hanno compiuto degli studi nel corso di questo anno e hanno effettivamente, questi studi hanno esitato che la maggior parte degli italiani cosa va a leggere sui siti? Quanto guadagnano i dirigenti? Quanto guadagnano i componenti degli organi politici? Non vanno a vedere le cose più importanti, cioè qual è il procedimento che li può riguardare, come devono redigere le domande, quali sono gli allegati che devono porre alle domande stesse o altri dati di questa natura. Negli altri paesi, purtroppo, e questa è una sconfitta, questo non avviene. Negli altri paesi c'è una trasparenza intesa come pubblicità totale da tantissimi anni, la maggior parte delle persone non va sui siti a curiosare qua e là, semmai interroga il sito quando è di suo interesse, cioè quando ha bisogno di verificare qualcosa di interessante. Allora, è un guardare dal buco della serratura, consentire al giornalista di turno di non pagare la gola profonda all'interno dell'ente per scrivere l'articolo di grido sul quotidiano locale? Beh, se la leggiamo in questo modo, effettivamente è un'attività inutile, anzi, sinceramente, non mi voglio proprio prestare a questo tipo di attività. Allora, il mio primo compito è giocare con le parole, cioè nel senso cercare di spiegare perché esiste la trasparenza in Italia e che cosa significa. Allora, la prima cosa da capire, ecco perché io porto sempre il mio avvocato sono le norme se riesco ad aprirle, perché io voglio far leggere quello che dice la legge
quello non che dico io, quello che dice la legge e quello che dovreste applicare almeno da 25 anni per quanto riguarda l'accesso ai documenti. E la realtà è che le norme sull'accesso ai documenti, tanto per dirne una, non sono applicate correttamente dalle pubbliche amministrazioni. Ne è testimonianza che la mia categoria, la categoria dei magistrati amministrativi, è una categoria che non ha subito i colpi della crisi economica degli ultimi anni. Noi abbiamo una implementazione di ricorsi e purtroppo una traiettoria sempre più elevata di ricorsi accolti, il che vuol dire che l'amministrazione ha sbagliato. Il mio nemico quotidiano è il diritto dei corridoi. Il diritto dei corridoi è come l'ufficio interpreta la norma, sempre in modo molto fantasioso, perché noi siamo un paese di fantasiosi e quindi abbiamo delle palestre giuridiche molto interessanti che sono gli uffici, e poi esiste sempre la solita frase: ma qui si è fatto sempre così, e io aggiungo sì, male, cioè nel senso sbagliando. Se io adesso così, ex abrupto, vi dico che è possibile ottenere una copia della 104 del vostro collega, voi uscite qui dalla sala, dice chissà che sostanza ha assunto prima di venire qua, e vi trovate in grossa difficoltà. Io adesso cercherò di portarvi su un percorso tecnico-giuridico, ma che è legato alla quotidianità del vostro lavoro. Se volete, le domande le potete porre anche durante, perché i dubbi forse emergeranno. Dirò molte cose impopolari, ma spero che poi alla fine qualcosa di buono da tutto questo esca, cioè una consapevolezza che non solo non si può tornare indietro, ma soprattutto abbiamo sbagliato a non cominciarla prima, questa operazione di trasparenza. Allora, intanto, introduzione: cos'è la trasparenza? Allora, in Italia la parola trasparenza ha più significati, ok? Un significato che è quello originario che troviamo nella legge 241 del 90 è l'equivalente di imparzialità e correttezza, cioè la trasparenza è quella situazione nella quale si muove la pubblica amministrazione, ad esempio, che deve operare su canali di correttezza e imparzialità. Articolo 97 della Costituzione, articolo 1 della legge 241 del 90, sapete che la nostra Costituzione sta per essere modificata, il Senato, il nuovo Senato, eccetera, ma tra le varie cose, ci piacciono o non ci piacciono, c'è un emendamento già approvato che modifica l'articolo 97 della Costituzione. Dopo imparzialità e correttezza c'è scritto trasparenza, e quindi già ce l'abbiamo in Costituzione. Punto 1. Punto 2. Che cos'è poi la trasparenza? Nel 2009 nasce la trasparenza che noi intendiamo in Italia. Nasce con una norma del decreto Brunetta, il decreto legislativo 150 del 2011, del 2009, scusate, è l'articolo 11. Quindi l'articolo 11 del decreto legislativo 150 del 2009, se io riuscissi ad aprire questo file sarebbe fantastico, ora devo capire perché non si apre, ma sono prima o poi ci riuscirò. No, sono Word, non ho capito perché, ma adesso facciamo così e la devo spuntare io, così funziona. Vediamo se, non la spunterò mai, devo salvarlo. E adesso lo apre? No, perché evidentemente c'è la connessione in streaming. Ecco, forse lo salva così. Lo apre? Chissà se lo apre. Vabbè, vedete, la trasparenza è una battaglia tra il mestierante dell'informatica e gli esperti informatici. Guardate che quello che è stato detto prima è fondamentale. La trasparenza, poi vi racconterò di una miopia del nostro paese, cioè la trasparenza senza informatica non è nulla, non è possibile, non è realizzabile, e occorre quindi un processo di standardizzazione, dematerializzazione degli atti, per consentire agli uffici non di scrivere un cartaceo e poi riprendere i dati e pubblicarli sul sito web, ma semplicemente avere già i dati in web per poterli trasferire. Tutto questo ha bisogno di risorse economiche per riuscire ad ottenere dei software, ma per esempio nel disegno di legge stabilità, se voi andate a leggere l'articolo 29 del disegno di legge stabilità, è previsto che le spese per le
strumenti informatici verranno ridotte del 50%. Quindi diciamo che il legislatore da un lato ti dice devi dematerializzare, dall'altro lato ti dice però chiaramente ti taglio proprio quel ramo di implementazione. Stavo parlando della seconda, quindi fate a fiducia, l'articolo 11 del 150 del 2009, trasparenza, accessibilità totale sui siti web, cioè la stessa cosa che vi è stato detto, che è scritto nel decreto legislativo 33, che sarebbe il codice della trasparenza. Terzo livello di trasparenza è quella vera. Allora, quando si parla di trasparenza la mente va alla anticorruzione. È vero, perché la legge 190 del 2012, che introduce il sistema di prevenzione della corruzione, individua, articolo 1,15, la trasparenza come un profilo fondamentale della prevenzione della corruzione. Infatti è ritenuta una misura trasversale di prevenzione della corruzione. Il ragionamento è molto banale e semplice. Se io voglio combinare qualche malefatta e obbligo l'ente a pubblicare sul sito web tutti i documenti e i dati che riguardano una certa procedura, probabilmente qualcuno si sentirà preoccupato a sapere che ciò che scrive viene pubblicato, e lo vedono anche in Cina, perché così accade sul sito web, quindi si sarà dissuaso dal voler delinquere. Banale ragionamento, forse minimalista, forse diciamo puerile, però intanto uno strumento di dissuasione. Nella realtà dei fatti il sistema di prevenzione della corruzione noi lo abbiamo dovuto fare nostro nel nostro paese, perché noi dovevamo rispettare un accordo ONU del 2003. Siamo arrivati al 2012, noi l'accordo ONU non l'avevamo assolutamente rispettato. E nell'accordo ONU c'è scritto che deve essere garantita la trasparenza. Ma che cos'è la trasparenza per l'accordo ONU? Quindi terzo livello, primo livello imparzialità e correttezza, via. Secondo livello accessibilità sul sito web, terzo livello quello vero. È la possibilità per ciascun soggetto interessato ad un'attività della pubblica amministrazione di poter verificare quotidianamente l'andamento del lavoro degli uffici, cioè è lo streaming dell'ufficio, praticamente la famosa stanza con le pareti di cristallo, cioè a ciascuno deve essere data l'opportunità di verificare come l'amministrazione sta lavorando la sua pratica, se ha chiesto i pareri, se ha ricevuto i pareri da parte degli altri organi o degli altri enti, quanto tempo manca alla conclusione del procedimento, la possibilità di interloquire continuamente in posta elettronica inviando documentazione, materiale, allegati, e poter verificare quando si sta per concludere il termine di procedimento e l'atto non è ancora pronto. Cioè una sorta di strumento che consenta di verificare se il treno sta raggiungendo le stazioni. La stessa identica cosa, una sorta di scatola nera delle pubbliche amministrazioni. Come avverrebbe questo? Avverrebbe soltanto avendo un fascicolo telematico, svolgendo un procedimento telematico e avendo una password che potrebbe essere il numero di protocollo alla quale accedere sul sito. Quindi io ho avviato il procedimento X di rilascio del permesso di costruire, io posso verificare giorno per giorno a che punto è. Questo, che è la vera trasparenza, noi non siamo in grado di farlo, diciamocelo subito, ok? E lo troviamo, è previsto già una norma di legge, visto che non riesco a farvelo vedere, ve lo cito le norme, è l'articolo 1,30 della legge 190 del 2012. C'è scritto chiaramente che le amministrazioni devono rendere possibili le verifiche nel corso del procedimento attraverso strumenti di individuazione dell'interessato, e quindi delle password, di identificazione dell'interessato, per consentirgli di poter verificare momento per momento lo stato della procedura e il provvedimento. Quindi diventerebbe un'interlocuzione telematica aperta tra l'amministrazione e il cittadino. Ovviamente tutto questo lo puoi fare se hai gli strumenti adeguati, anche e soprattutto se il cittadino sia in possesso di una alfabetizzazione informatica e giuridica adeguata. Immaginate l'ottuagenario che nulla sa dell'uno o dell'altro, a meno che non ha il bravo nipote che ogni tanto passa da lui e lo aiuta. Oggi probabilmente molte amministrazioni non sanno che qualsiasi cittadino potrebbe avviare un procedimento a distanza di parte, comodamente seduto alla scrivania di casa,
scrivendosi la domanda, stampandosela, firmandola, scansionando l'atto, scansionando un documento di identità valido ed efficace e inviando la richiesta, scansionata ovviamente, da posta elettronica semplice a posta elettronica semplice della pubblica amministrazione. Quando? Il 24 dicembre alle 15 del pomeriggio. Sinceratomi che tutti siano andati via dall'ufficio. Qual è la data di inizio del procedimento? Il giorno di Natale. Ma è festa, sì, ma noi non abbiamo una norma che gestisca giuridicamente l'avvio di un procedimento. Il nostro computo dei termini è scandito da norme del codice civile, cioè del 1942, quando ovviamente non c'era internet e quindi evidentemente gli uffici per presentare la domanda dovevano essere aperti. Infatti la norma dice che la scadenza del termine, se cade di giorno festivo, va al primo non festivo successivo, perché gli uffici devono restare aperti. Ma non c'è nessuna norma che dice quando la devi presentare. Quindi la domanda la puoi presentare tranquillamente di giorno festivo, di prefestivo, ad uffici chiusi. Risposta: ma non c'è nessuno in ufficio. Meglio. Non so se è chiaro questo passaggio. Da quando questo è sulla leggermente dall'accesso ai documenti o dall'accessibilità totale, ma io certe novità mi sento proprio, sento l'esigenza fisica di raccontarle a chi lavora negli enti locali. Vi racconto questa vicenda. Nel 2002, il 9 febbraio del 2002, è stata pubblicata il decreto legge 5 del 9 febbraio 2012. Tra le varie cose, un omnibus così, ha introdotto una procedura devastante per gli enti locali, perché molti neppure la conoscono, il cambio di residenza con silenzio assenso. Cioè, tu spedisci l'istanza al comune verso il quale vuoi cambiare residenza, quello non sa che tu hai spedito l'istanza, dopo 45 giorni hai cambiato residenza. Conseguenza pratica, se le contravvenzioni arrivano al vecchio indirizzo non le paghi. La colpa è del comune che non ha verificato il cambio di residenza, quindi c'è anche il danno erariale per non aver recuperato quelle somme. Allora a un certo punto ci si chiede: ma come si presenta l'istanza? E in una circolare che vi consiglio di leggere perché è una utile da questo punto di vista, che è la circolare 27 aprile 2012 numero 9, una circolare congiunta Ministero Interno e Funzione Pubblica, quindi 27 aprile 2012 numero 9, dice la circolare: quali sono le modalità per la presentazione di un'istanza? Bene, la presenti a mano presso gli uffici. 1. 2. Invii la raccomandata, li dimentica con ricevuta di ritorno, ma non fa niente, la raccomandata. 3. Invii il fax, perché il fax è bandito tra gli uffici, ma non tra il cittadino e l'amministrazione, quindi ok. Invii il fax, oppure utilizzi le modalità telematiche. Dopodiché, sotto, e a pagina 3 quello che vi sto dicendo, ci sono le quattro modalità telematiche indicate dalle leggi. Le leggi quali sono? Il codice dell'amministrazione digitale, decreto legislativo 82 del 2005, 7 marzo 2005, che riguarda le prime tre voci che vi dirò, e poi la ultima voce, che è la quarta, il DPR 28 dicembre 2000 numero 445, cioè il famoso DPR legato alle dichiarazioni sostitutive. E allora le quattro modalità telematiche sono: prima, la spedisci con atto firmato con firma digitale, ovvio. Secondo, lo spedisci con atto dal quale è possibile identificarti con modalità diverse dalla firma digitale, per esempio la carta d'identità elettronica, che hanno pochissimi cittadini. Terzo, la PEC, ovvio. Quarto, scrivi la tua istanza, la sottoscrivi, la stampi, la sottoscrivi, quindi il cartaceo, lo scannerizzi, scansioni anche il documento d'identità e lo invii da posta elettronica semplice a posta elettronica semplice. Se non ci credete, leggete l'articolo 38 del DPR 445 del 2000. Una bomba. Quando
a funzione pubblica, lo stavamo scrivendo, abbiamo avuto moltissime contestazioni. E dice, meglio che non lo sanno. Ci sono delle cose che i cittadini non sanno e che non debbono sapere. Altro che opacità. Mi fa pensare, quello che ha detto lui nell'introduzione, mi faceva sorridere, mi faceva pensare i vecchi dirigenti quando ti tenevano a battesimo, no? Tenevano a battesimo il neo assunto, diceva, guarda, lascia stare. Due cose non devi fare, o meglio devi fare. Devi scrivere poco e non annullare mai, cioè due consigli criminali. Se tu scrivi poco, il TAR te l'annulla per difetto di motivazione, chiaramente. Se tu non annulli, oramai è cambiata la legge 241 del 90, andatevi a leggere l'articolo 21 nonies della legge 241 del 90, annullamento d'ufficio, cambiato tra novembre 2014 e il 28 agosto 2015, e ora hai l'obbligo di annullare entro 18 mesi. Perché, ti dice dopo, se tu non hai annullato, anche se sono scaduti i termini per impugnare, resta la responsabilità. Quindi annulli. Sono passati, se io avessi detto queste cose all'università, all'esame di diritto amministrativo, mi avrebbero cacciato a calci. Le cose cambiano. Purtroppo sono le amministrazioni che rimangono ferme. Qui si è fatto sempre così. E allora torniamo al tema che ci occupa oggi. Questo mio incipit era soltanto per farvi capire come le norme travolgono gli uffici. Talvolta neppure si conoscono. Quindi gli uffici sono realmente in disagio, spiazzati. Occorrerebbe una informazione continua. Perché purtroppo il nostro paese è affetto da un male, quello della alluvionale normazione, spesso non facilmente comprensibile. E tra queste norme, ahi noi, rientra a pienissimo titolo il decreto legislativo 33 del 2013, cioè quello sulla trasparenza. Allora, abbiamo visto i tre gradi di trasparenza, ora vediamo i tre significati di accesso. Se voi mi seguite, io cercherò di fare un percorso cronologico che non è fine a se stesso, per portarvi a comprendere la differenza tra accesso ai documenti, accesso ai dati e accesso civico. Potrebbe esservi utile anche come cittadini. Adesso vediamo, qualsiasi cosa non v'è chiaro, soprattutto che non riesco a farvelo leggere e quindi vi devo citare le norme a memoria, voi potreste non avere l'immediata percezione, me lo chiedete senza nessunissimo problema. Allora, facciamo un change al volo. Ah, benissimo. Ah, vabbè. I potenti mezzi. Se apre con questo. Vai. Tanto. Possiamo andare anche in internet eventualmente. Andiamo su normativa. Ah, sì, anche, certo. Qui. Multitasking, direbbe qualcuno. Proviamo, vai. Tanto io vado avanti. Allora. Prima espressione, accesso ai documenti, nasce nel 1990. Perché nasce? Perché l'amministrazione i documenti non te li dà, ve l'ha detto. La regola è questa, se tu vuoi impugnare un atto della pubblica amministrazione lo devi allegare al ricorso, se no il giudice amministrativo ti dichiara inammissibile il ricorso. Considerate che oggi il codice del processo amministrativo dice che tu al ricorso non devi necessariamente allegare l'atto, perché te lo deve depositare l'amministrazione. Pensa un po' com'è cambiata la vita proprio. Però all'epoca, grazie, all'epoca era così, occorreva presentare l'atto. Allora dopo un po' di tempo i giudici amministrativi, ecco, forse ci riusciamo, però non è collegato. Ah sì, ok. I giudici amministrativi cominciarono a considerare ammissibili anche le istanze senza i ricorsi, senza l'allegazione del documento. Però il rischio era enorme, è normativa fondamentale. No, fondamentale. Precedente. Sì. Ok, perfetto, quella fondamentale. Perfetto, poi lì ce la vediamo. Proviamo nel problema. Ah, sì, sì. Il problema uno. Sì, uno che le piace. Bene. E allora possiamo andare avanti. Perfetto. Quindi dicevo, e quindi da questo si riesce a capire che vi era un fronte di opinione che portava a rendere necessario, indispensabile,
che la pubblica amministrazione fosse in grado di consentire l'accesso a documenti ai cittadini. Allora, qual è l'obiettivo dell'accesso ai documenti? Posso leggermente? Tanto, in un altro di qua. Carichiamo anche il mouse. Così. Sembra una sala operatoria, ragazzi. No, il mouse. C'ho un po' di fili di qua e di là. Speriamo bene. Vabbè, ok. Allora. Ecco, c'è vai. Il mouse però. Mamma mia, incredibile. Aspetta, operativo è una parola forte. No. Nel senso che andava spento, ma non fa niente, faccio così. Allora, via. Oh, questa che compare è la 241 del 90, che voi conoscete, non vi addormentate, se scendono le luci. E andiamo a vedere l'articolo 22, così vediamo la prima accezione della parola accesso. Ok? Allora, è lo strumento attraverso il quale chi vuole tutelarsi dinanzi a un organo di giustizia, stiamo arrivando, eccolo, può chiedere l'accesso ai documenti amministrativi. Eccola qua. Allora, quindi, partiamo dal presupposto. Per chiedere l'accesso ai documenti, tu devi dimostrare un interesse all'accesso, una legittimazione all'accesso, legata al fatto che quel documento ti potrebbe, sentite bene, no, ti è sicuramente utile, ti potrebbe potenzialmente essere utile in una tutela giudiziale oppure non. Quindi gli atti si chiedono prima che il giudizio cominci, perché l'obiettivo, ovviamente fallito dal legislatore, è quello di ridurre i ricorsi. L'idea è questa: se il cittadino ha i documenti prima, ritiene superfluo proporre ricorso perché dice mannaggia, questa volta l'amministrazione ha operato bene e quindi è inutile proporre ricorso. Oggi invece che succede? I ricorsi sono due: uno perché non ti rilasciano i documenti, il secondo perché vai all'avvocato e ti dice, è una battuta, non se la prendono gli avvocati in sala, ti dice ma sì, proviamoci ugualmente, e quindi i ricorsi si raddoppiano. Comunque l'obiettivo, questo mi interessa farvi vedere, è avere una fotocopia di un documento amministrativo. Non sono accessibili le informazioni, quindi se io voglio sapere a che punto è la pratica non posso richiederlo con l'accesso ai documenti. Nessuno di voi deve essere costretto a mettersi al computer e scrivere un atto, una nota, grazie alla richiesta di accesso. Voi potete fare solo fotocopie. Visione, se l'interessato non vuole pagare i diritti di copia, addirittura appunti e copia manuale dell'intero atto, non fotocopie, se vogliono le fotocopie a pagamento. Quindi l'accesso è visione ed estrazione di copia. Parte finale del nostro discorso, una cosa interessante che fra circa 20 minuti vi sconfesserò. L'articolo 24, terzo comma, attualmente, mentre vi parlo, in vigore, dice non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'attività dell'amministrazione. Quindi, cosa succede? Il cittadino, chiamiamolo così, può chiedere copia dei documenti esclusivamente perché lo riguardano, anche se contengono dati di terzi, lo riguardano perché con quello si riesce a tutelare. Ma se attraverso l'accesso vuole vedere se l'amministrazione lavora bene, non può ottenerlo e quindi ricorso, l'istanza sarebbe clamorosamente dichiarata inammissibile. Giudice competente a conoscere le controversie, giudice amministrativo. Fine 1990. 2003. Nel 2003 viene introdotto il decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196, che è il codice per la protezione dei dati personali, cioè il cosiddetto codice della privacy. Benissimo, eccolo qua, ora compare. Allora, nasce il codice, viene introdotto il codice della privacy e tutti pensano, benissimo, il codice della privacy limita l'accesso ai documenti perché bisogna tutelare i dati personali, i dati sensibili e giudiziari. Non è vero. L'articolo 59, che vi faccio vedere subito, del codice per la protezione dei dati personali
si affretta a dire: guarda che sull'accesso ai documenti io non c'entro nulla. Eccolo qua. Vedete, fatto salvo quanto visto dall'articolo 60, presupposti, modalità e limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, perché questo è il codice non dei dati sensibili, è il codice dei dati personali, cioè tutela anche il mio indirizzo, non lo deve sapere nessuno, a meno che non lo voglia dire io, o a meno che per legge o per regolamento debba essere comunicato a terzi. Quindi restano disciplinati dalla legge 241 del 90, quindi le regole sull'accesso non sono nel codice per la protezione dei dati personali, sono nella legge 241 del 90, ma perché non tratta di accesso anche il codice della privacy? Sì, tratta di accesso, ma di un accesso diverso. Ha introdotto il codice per la protezione dei dati personali l'accesso ai dati. Adesso voi pensate che è un gioco di parole, ma non è affatto così. Ecco qua. Ciascuno di noi ha diritto, e questa è una delle norme che il cittadino non deve sapere, sennò si mettono in fila qui di fuori, ciascuno di noi può andare, non avendo nulla da fare, una mattina o un pomeriggio, quando meglio credete, presso una pubblica amministrazione o un soggetto privato che ha una banca dati, perché questo testo riguarda non le pubbliche amministrazioni soltanto, ma la compagnia assicurativa, l'albergo, lo studio legale, lo studio di un professionista che abbia una banca dati, e va lì e chiede: scusa, per caso hai dati che mi riguardano? E quello ti deve rispondere, parola chiave, gratis, e si deve mettere anche a scrivere: no, non ce li ho, sì ce li ho. A quel punto rincari: bene, ce li hai, chi te li ha forniti? E quello risponde: ma tu, perché hai presentato una domanda? Ottimo, me li fai vedere? Guarda che nel frattempo ho cambiato indirizzo, cambia indirizzo, nel frattempo mi sono laureato, scrivi dottore, sono Vanesio, sono diventato anche cavaliere, scrivi cavaliere. Questo è l'accesso ai dati, cosa diversa dall'accesso ai documenti. Consente a ciascuno di noi di verificare se vi sono dati in una banca dati e di verificare come vengono trattati quei dati e se sono ancora aggiornati e se è ancora necessario che siano in quella banca dati. È talmente diverso dall'accesso ai documenti che il giudice competente a conoscere le controversie è il giudice civile. Un altro mondo. Quanti cittadini lo sanno? Pochissimi. 2003, Un altro mondo. Accesso ai documenti e accesso ai dati. Ora però ci sono delle volte in cui l'accesso ai documenti e l'accesso ai dati hanno momenti di confronto. E vediamo che cosa sono questi dati. Fortunatamente c'è l'articolo 4 che ci dà le definizioni e ci dice praticamente questo. Lo romanzo un po' per renderlo più interessante. Difficile rendere interessante il diritto amministrativo, però ci proviamo. Allora, qui è l'articolo 4,1, le lettere da B, B, C, D, E. Ciascuno di noi nasce con una grande scatola, con i dati personali. Sono tutti i dati, grazie ai quali, si riesce ad individuare indirettamente una persona. Per esempio la professione, è avvocato in Pordenone. Quindi non sono tutti i cittadini di Pordenone, soltanto tra gli avvocati. Oppure abita al civico X della via Y, soltanto coloro che abitano in quel fabbricato. Quindi dati indiretti. Poi, sempre nella stessa scatola, tra questi dati personali vi sono alcuni utili per identificare direttamente una persona e sono il nome, il cognome, la data di nascita, il codice fiscale. Questi sono dati identificativi. Bene. Poi, sempre nella scatola, il legislatore ritiene che vi siano dei dati che meritino particolare attenzione e cura e sono i dati sensibili, i dati giudiziari. Quello che c'è da capire una volta per tutte è che la elencazione che voi trovate nella lettera D dei dati sensibili è un'elencazione tassativa ed esaustiva, cioè se io voglio inserire un altro dato si deve riunire il Parlamento per modificare la norma. I dati sensibili sono soltanto quelli utili a individuare le origini etniche e razziali, le opinioni politiche, religiose, quelle filosofiche e quelle sindacali. Quindi le adesioni ad associazioni politiche, religiose, filosofiche e sindacali, punto. Poi vi sono due dati super sensibili
che sono lo stato di salute, non il raffreddore o la tosse, sto bene o sto male, e la vita sessuale. Poi vi sono i dati giudiziari, che sono i precedenti penali, i carichi pendenti, per uno strano giro di norme, i dati delle contravvenzioni. Ora domanda, coniuge separato che chiede il cedolino dello stipendio dell'altro coniuge, perché ha in mente di voler verificare se nel frattempo è diventato dirigente e vuole chiedere al giudice di rettificare le condizioni di separazione. Ovviamente, come sappiamo tutti, l'amministrazione riceve questa richiesta, va dal collega e dice: guarda, tu sei il controinteressato, hai 10 giorni di tempo per dirci cosa ne pensi. E quello che cosa vuoi che ne pensi? Ti dice: se tu provi a dare il cedolino a mia moglie o a mio marito, ti denuncio alla Procura della Repubblica. Voi glielo date il cedolino? Che silenzio! La risposta è una e una sola. Certo che sì. Certo che sì. Lo stipendio è un dato sensibile. Indubbiamente lo è per me, perché conta quanto guadagno. Ma questo è un altro discorso. Non lo è per il legislatore. Poi all'interno del cedolino, ammesso che esista ancora perché ormai è elettronico, possiamo avere dei dati sensibili, come possono essere la trattenuta per l'adesione all'associazione sindacale, un deficit fisico proprio di un proprio congiunto, quindi un'indennità, un pignoramento per ragioni di giustizia e lo stipendio. Si cancellano queste voci, si lascia lo stipendio. Allora l'intelligente collega, stavolta invece che minacciarti la inutile denuncia alla Procura della Repubblica, anche perché rischia la calunnia, ti dice: guarda, però fammi una cortesia, cancella l'indirizzo, perché so 3 anni che cerco di evitarla. E tu cancelli l'indirizzo, perché l'indirizzo non è l'obiettivo primario della richiesta di accesso. Ma se la signora o il signore in questione rincara la dose e ti dice: guarda che io voglio l'indirizzo perché devo notificare il ricorso, nonostante l'opposizione, tu dai anche l'indirizzo. L'accesso prevale sulla tutela dei dati personali quando è esercitato correttamente, cioè da persona che ha un interesse, una legittimazione. E vi ho parlato di dati personali, lo stipendio. Aumentiamo di livello. Ma sono accessibili documenti con dati sensibili? Allora, la risposta è così. Io faccio sempre questo esempio, che è sembrato calzante a molti, spero lo sia anche per voi. Ci sono 10 dipendenti che hanno visto che c'è un posto in un'altra sede più comoda, e quindi vogliono chiedere il trasferimento, però il posto è uno. Quindi costoro cosa fanno? Presentano tutti la domanda, l'amministrazione dice: al tempo, facciamo così, facciamo una specie di selezione. Voi depositate, producete titoli professionali e culturali e vediamo chi emerge, e uno passa. Tutti e 10 presentano i titoli, uno presenta un certificato ex legge 104 e passa avanti agli altri. Domanda banale: i 9 che non hanno ottenuto il vantaggio possono impugnare il trasferimento? Sì, dinanzi a chi? Al giudice del lavoro. Però al giudice del lavoro debbono portare documenti, quindi chiedono l'accesso ai documenti. Chiederanno l'accesso ai documenti del primo, tutti, compresa la 104. Domanda: si può ottenere la 104? Risposta: andiamo a leggere la legge 241 del 90. All'articolo 24, settimo comma, eccolo qua, leggiamo che nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari l'accesso è consentito. Lasciate stare quello che c'è scritto dopo, riflettete. Il legislatore fa cadere il dogma, il muro, che non so chi ha mai eretto, forse nelle amministrazioni, che i dati sensibili o giudiziari non siano accessibili. Non è vero, nuntio vobis, eccolo là, c'è scritto. Poi certo mi devi dimostrare che siano strettamente indispensabili. Allora, nel caso in esame, se per avventura colui che è giunto primo nella contesa non avesse presentato realmente il certificato, ma lì fossero tutti d'accordo e tutti amici suoi, e
attestano, rischiando molto, è un reato, attestano che ha presentato il certificato, ma lui non l'ha presentato. Se noi non consentissimo l'accesso, non lo saprebbe nessuno, nessuno si potrebbe tutelare. Questa è una trasparenza ridotta, nel senso che riguarda 9 persone in tutta Italia, anzi in tutto il mondo. I 9 che hanno partecipato, nessun altro può chiedere quell'istanza di accesso, proporre quell'istanza di accesso. Soltanto che i 9 debbono solo capire se questa persona ha presentato il certificato. E quindi per sapere questo, non è che devono sapere molto, devono vedere qualcosa del certificato. E allora che cosa facciamo? Cancelliamo tutti i dati del certificato, lasciamo una riga sopra e una riga sotto, accesso, loro sapranno che il certificato è stato presentato, il contenuto del certificato non lo deve sapere nessuno. Complichiamo la vicenda, siamo sempre i 10, 2 presentano il certificato di 104, uno passa e l'altro no, 8 chiedono l'accesso al certificato di 104 del primo e lo ottengono nella forma fortemente mutilata che vi ho detto prima. Il secondo lo ottiene in forma integrale, perché deve mettere a confronto il proprio certificato con quello dell'altro. Come mai hanno preferito l'altro? Una triste preferenza, però è così. Ma potrebbe indignarsi il primo e dire: ma com'è possibile? Allora, ma che tutela dei dati sensibili c'è? Allora, a questo punto altri potrebbero conoscere dati sensibili che riguardano me o il mio congiunto? Ah beh, c'è una fantastica metodologia per evitare la diffusione di questi dati: non presentare il documento per ottenere il vantaggio. Se tu non utilizzi la 104 per ottenere un vantaggio, non lo sa nessuno. Cominciate a capire una cosa, che laddove c'è un vantaggio per qualcuno, c'è inevitabilmente uno svantaggio per un altro. E quindi questo altro, in quel momento stesso in cui è svantaggiato, acquisisce un clamoroso diritto a capire come mai qualcun altro lo ha superato. Quindi la scelta praticamente di consentire l'accesso alla 104 la dà lo stesso soggetto che ha presentato la 104. Volontariamente si deve rendere conto, lo deve sapere, e poi se non lo sa, ma non possiamo pretendere che sappia il diritto perfettamente, deve essere consapevole che nel momento in cui la presenta la espone all'accesso di altri. Questo è un passaggio ineludibile, perché altrimenti non andiamo avanti da nessuna parte e alimentiamo la corruzione, intesa come mala amministrazione, il sotterfugio, la furberia. Non ci credete? E allora vi faccio vedere il decreto legislativo 196, cioè il codice della privacy, come tratta l'accesso ai documenti, ai dati super sensibili, così lo leggete e non ve l'ho detto io. No, ma è importante, bisogna avere la consapevolezza degli strumenti di lavoro. Quando vi si parla di diritto, voi con grande cortesia dovete sempre pretendere a chi vi parla: è tutto bello quello che tu dici, ma mi devi far vedere dove sta scritto, altrimenti è aria fritta. Non conta nulla, deve essere scritto in norme di legge o in sentenze che però si sono consolidate nel tempo, altrimenti è un autorevole, ammesso che sia autorevole chi vi parla, pensiero di chi vi sta parlando, cioè non conta nulla. Allora, fatto salvo, scusate, questo è il 59, il 60, ecco, quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito. Tanto fermiamoci qua. Cioè il legislatore ti dice: lo puoi vedere il documento, lo dice il legislatore, non lo nega, anzi. E poi ti spiega quando. Se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato. Occorre mettere, mecciare oramai si usa dire, bisogna mettere a confronto i due documenti, le due posizioni, e quindi bisogna riequilibrarle. Come si fa? Attraverso l'accesso ai documenti. Non vi voglio convincere, però vi voglio far vedere un'altra norma che è la norma delle norme. Ma qual è il documento amministrativo che coagula in sé più dati sensibili possibili? La cartella clinica. Ma adesso non vorrei mica dire che la cartella clinica la può ottenere qualcun altro.
già fa fatica il paziente ad ottenerla. Io sinceramente non ho mai capito perché bisogna aspettare 30 giorni per avere la cartella clinica. Ma è una cosa che proprio non ce la faccio, perché me la devono spiegare perché, che faranno in quei 90, in quei 30 giorni? Non lo so, se mi serve dopo 10 giorni, bah. Cartelle cliniche, comma 2. Tant'è che il legislatore non pensa al paziente, dice tanto gliela daranno subito, poveraccio, il legislatore. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi all'interessato. Questo appare evidente, che i soggetti diversi all'interessato possono essere anche avversari dell'interessato. Possono essere accolte, fermiamoci qui e riflettiamo. Non è, dice no, ma che scherzi, la cartella clinica non la può avere nessuno, no. Ti dice, possono essere accolte in tutto o in parte solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità. Ci vuole, è necessario un interesse, una legittimazione più forte di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria di rango pari a quello dell'interessato. Un tipo di domanda che viene posta ai TAR, oramai ce ne abbiamo 5-6 l'anno, tranquilli, sono le cartelle cliniche del coniuge separato che chiede la cartella clinica all'altro coniuge per impedire l'affido dei figli. Devi consentire l'accesso, devi togliere tutto ciò che non ti interessa, per esempio l'appendicectomia, la tonsillectomia e quant'altro, però tutti i dati psicologici e psichiatrici devono rimanere, cosicché si può imbastire una difesa per sostenere che l'altro coniuge non è idoneo all'affido dei figli. Vedete quanto la norma è penetrante nei rapporti tra soggetti. Ora voi dite, ma chi se la prende la responsabilità? E qui arriviamo a un tema serio. Purtroppo, per fortuna, l'amministrazione. Non lo dico pro domo mia, ma pensare che non si risponde, così decide il giudice, è una posizione preoccupante, nel senso che in alcuni TAR oramai gli atti si mandano in procura regionale della Corte dei Conti. Quindi che cosa succede? Succede che l'amministrazione non ha risposto per l'ennesima volta a una richiesta di accesso e quindi sarà la 20ª, tanto ci pensa il giudice, benissimo, ci pensa il giudice, quindi il giudice dispone, condanna l'amministrazione perché non ha risposto a pagare le spese di giudizio, 2.000, 3.000, 4.000, e poi manda alla procura regionale della Corte dei Conti per fare in modo che questo metodo venga meno. Quindi fate attenzione, certo conta molto il TAR di riferimento, ma anche il Consiglio di Stato, però considerate che dopo 25 anni di 241 del 90 i TAR hanno un livello di accoglimento dei ricorsi molto 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 elevato. Quindi c'è un problema all'interno delle amministrazioni. Quindi abbiamo detto accesso ai documenti, accesso ai dati, arriviamo alla trasparenza, all'accesso civico. Vi ho detto l'accesso, ora sono in grado di farvi vedere le norme velocissimamente, perché giusto per dare un nome, un cognome, un colore a quello che vi dicevo, questo è il decreto legislativo 150, eccolo qui, del 2009, il decreto Brunetta, e vedete che, ora vedrete che l'articolo 11, eccolo qui, si intitola trasparenza. Quindi noi abbiamo nel nostro paese la trasparenza come accessibilità totale, come vi stava dicendo lui prima, dal 2009, in realtà dal 15 novembre del 2009. Ma la cosa imbarazzante rispetto all'accesso ai documenti è che l'obiettivo è quello di consentire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità. Quindi quello che è vietato con l'accesso ai documenti è invece valorizzato con la trasparenza. Arrivo subito. Quali sono le evoluzioni di questa norma? Legge 190 del 2012, legge anticorruzione. Non dimentichiamo che, ve l'ho detto all'inizio, ma ve lo ripeto ora, sapete probabilmente che a fine ottobre è stato aggiornato il Piano Nazionale di Prevenzione della Corruzione.
dall'ANAC. E a pagina 8, se volete cercarlo, in un passaggio dice: è un asse portante la trasparenza della prevenzione della corruzione, perché è appunto, come vi dicevo, una misura trasversale. Ora, dov'è il contenuto, l'articolato sulla trasparenza? Come sappiamo tutti quanti, è nel decreto legislativo 33 del 2013, e adesso ci occupiamo di lui per cercare di capirlo. Okay? Innanzitutto vi farei vedere come si è trasformato l'articolo 11 l'articolo 11 è stato abrogato, ovviamente, perché è stato introdotto il codice, nell'articolo 1, ovviamente io vi ho colorato le parti più interessanti. Accessibilità totale alle informazioni, vi è stato già detto, lo ribadisco, significa poter recuperare dati dal motore di ricerca, quindi sono i cosiddetti open data. Non puoi pubblicare con PDF non editabile, devi pubblicare con formati aperti. Per consentire, badate che quello che avete visto sull'accesso ai documenti, articolo 24, terzo comma, dove c'è scritto che l'accesso ai documenti è non ammissibile quando tu vuoi realizzare una forma di controllo dell'amministrazione, contemporaneamente, poi adesso vi spiego il bilanciamento, contemporaneamente l'accessibilità totale è volta a favorire forme diffuse di controllo. Ma guardate com'è cambiato. Vedete, io non l'ho neanche evidenziato sul perseguimento delle funzioni istituzionali. È per capire come vengono utilizzate le risorse pubbliche. Voglio sapere quante persone sono in quell'ufficio che è claudicante e non riesce a rispettare i termini procedimentali. Voglio conoscere i nomi di tutti i responsabili di procedimento. Voglio conoscere le risorse economiche che vengono indirizzate verso un'attività piuttosto che verso un'altra. E non mi basta la forma quasi anonima del bilancio, che lo devo saper leggere il bilancio. Quindi pubblico il bilancio, benissimo, ma poi voglio i dati delle singole voci. Perché io, cittadino, e qui non è il cittadino, è un altro soggetto. Chiunque. Ma chi è chiunque? Il cittadino non comunitario, irregolare sul territorio nazionale, raggiunto da ordine di espulsione, accompagnato da una volante della polizia alla scaletta dell'aereo, tranquilli, non succede perché non abbiamo i soldi per la benzina. Quindi lui gira tranquillo per il territorio, sale le scale, prima di entrare in territorio straniero, cioè la pancia dell'aereo, si ferma e dice: ma il comune di Pordenone, quella gara l'ha poi pubblicata? Lui ha il diritto di ricevere una risposta a casa sua, ovviamente, entro 30 giorni. E se non rispondi, perché non l'ha trovato sul sito, capito? Lui è andato a cercare il mio sito, e se non rispondi tu devi rispondere il responsabile della trasparenza, devi rispondere il dirigente di livello superiore, può contestare la mancata pubblicazione del dato, eccetera eccetera. Chiunque è chiunque, non ha neppure età. Io mi interrogherei anche se il minore possa, di fronte al chiunque, un bambino, avrei qualche dubbio dal punto di vista civilistico, però insomma vi rendete conto che qui la normativa ha un impatto veramente importante sull'attività degli uffici. Allora, cerchiamo subito di fare lo spartiacque, il perimetro. Cos'è che deve essere pubblicato sul sito web? Perché ogni tanto, soprattutto alle giornate della trasparenza, vedo, non me ne vogliano i politici presenti, trionfanti i politici dicendo: noi pubblichiamo di più. E io: no, no, non lo devi fare, non devi pubblicare di più, devi pubblicare quello che devi. Adesso chiarisco. Allora, ragioniamo così: c'è la tutela dei dati personali che riguarda tutti noi, un po' meno la pubblica amministrazione, però ci sono anche i dati nostri. Allora, il legislatore ha fatto una scelta di campo a priori, ha ritenuto che per alcuni dati e in alcuni contesti la tutela dei dati personali di ciascuno di noi debba essere superata dalla necessità di una diffusione di dati sul web.
Quindi ha fatto una scelta di campo, cioè ha deciso che se io ottengo una borsa di studio, in Cina debbono conoscere il mio nome e il mio cognome. Non vuoi farlo sapere, ma bravo, non partecipare alla selezione per ottenere la borsa di studio. Fantastico rimedio. Non lo saprà nessuno, infatti non l'hai ottenuta. Se invece l'hai ottenuta, lo debbono sapere. Giusto, sbagliato, incerto. E questa è una lettura del legislatore che possiamo semmai sottoporre all'attenzione della Corte Costituzionale. Quindi il legislatore seleziona un certo numero di, seguitemi, dati, che sono le singole parole, informazioni, gruppi di dati, oppure documenti, l'intero atto, che debbono essere pubblicati in open data sul sito web. Quindi non ti dice pubblica tutti i documenti, no, ti dice talvolta pubblica un dato, talvolta un gruppo di informazioni, un gruppo di dati, quindi un'informazione, tal'altra dei documenti. Lo so che adesso mi odierete, però è così. Vi voglio far vedere e toccare con mano che è esattamente così. Io l'ho evidenziato per voi. Vedete? I documenti, li distingue documenti, informazioni e dati. Quindi io mi devo leggere articolo per articolo e capire se quella famiglia di attività da pubblicare riguarda solo pochi dati, gruppi di dati o l'intero documento. Non una parola di più. Attenzione, perché questo lo voglio chiarire. L'importante è l'articolo 4, limiti alla trasparenza. C'è una sorta di bilanciamento interno tra l'accessibilità totale e la tutela dei dati personali. Cosa dice l'articolo 4? Vi faccio vedere i commi 3 e 4 che sono i più importanti. Primo, il 3. Scopriamo che la pubblica amministrazione può anche pubblicare di più. Vedete? Possono disporre la pubblicazione di informazioni, dati e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare. L'importante però è che se intendono pubblicare di più, debbono anonimizzare i dati personali. Quindi non è che se è più comodo pubblicare un documento con nome e cognome, piuttosto che singoli dati, io prendo e pubblico il documento. Devo cancellare dal documento i dati personali. Quindi noi abbiamo tre categorie di dati, documenti e informazioni. Quelli obbligatoriamente pubblicabili e sono elencati nei singoli articoli. Quelli facoltativamente pubblicabili, ma con la regola dell'anonimizzazione, e quelli che, non rientrando né nella prima categoria né nella seconda, non sono pubblicabili. È chiaro? In questa terza categoria è l'ultima categoria che è rimasta con l'accesso ai documenti. Cioè l'accesso ai documenti serve per poter conoscere da parte dell'interessato e del legittimato quei documenti che non può conoscere sul sito, o perché non sono obbligatoriamente pubblicabili, o perché ad esempio l'amministrazione ha deciso neppure facoltativamente di pubblicarli. Questo è il margine, non facilissimo nella pratica, tra atti accessibili, dati accessibili e dati da accesso ai documenti. Andiamo leggermente avanti. La pubblicazione dei dati normalmente non, quindi entriamo nelle norme, quindi dobbiamo vedere norma per norma, non lo farò perché ovviamente mi uccidereste, però io cercherò ora di farvi vedere le cose più rilevanti e soprattutto quelle che vi possono creare problemi, ok? Allora, la pubblicità sul sito web, innanzitutto, prendo spunto da quanto detto prima, deve essere esattamente come la vuole il legislatore. Vedete l'articolo 2,2? Dice, ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione secondo l'allegato A. L'allegato A è quella scheda che in realtà è lo scheletro della vostra sezione amministrazione trasparente. Quindi, se io anche rispetto una norma del codice della trasparenza e pubblico quel dato, informazione o documento in un'altra parte del sito, non ho mai pubblicato. Quindi se qualcuno mi volesse mai chiedere, ma io ho pubblicato sul albo pretorio, bravissimo, ci importa niente. È un'altra cosa,
un'altra parrocchia, un'altra storia. Devi pubblicare come ti chiede il codice, peraltro indovinando quella che io chiamo la battaglia navale, cioè devi indovinare esattamente la sezione, eccola che arriva, ecco che si vede meglio così, eccola qua, vedete? Devi indovinare, se tu sbagli invece che qua pubblichi qua, non hai mai pubblicato, ora. Fortunatamente la pubblicazione è dichiarativa, quindi non è con la pubblicazione che acquista efficacia e validità l'atto, ok? Quindi se sbaglio poi potrò correggere, non ci saranno sanzioni, ok? Bisogna accorgersene, per il momento siamo fuori dalle sanzioni. Voi dite, ma perché abbiamo questa follia italiana? È stato accennato la bussola di Magellano. Non sono impazzito. La bussola di Magellano è un sistemino, niente male, che sta in funzione pubblica e che ci ha permesso di vincere molti premi. Una volta che vinciamo una cosa, la vogliamo buttare via? No. E allora tutte le amministrazioni devono rispettare la bussola di Magellano. Quindi devi pubblicare i dati per permettere alle faccine di diventare verdi. Ripeto, non sono impazzito, ma è il sistema che è così. Ora, è inutile che io vi dica, purtroppo sta ripresa in streaming, non va bene quando dico queste cose, se tu metti la parola giusta e dentro non ci metti nulla, quella si accende uguale. Quindi, una cosa nostra. Però intanto è importante capire che non debbo sbagliare la pubblicazione, ok? Però noi siamo un'amministrazione seria e queste cose non le facciamo e quindi pubblichiamo correttamente. Giustamente è andata via l'immagine perché dice questo, c'è qualcuno che mi vuole bene e ha spento. Si è spento il proiettore, mi sembra saggio, allora si riaccende, ho capito. Lo temevo. Bene, ci sono, forse c'è la... ho toccato io qualcosa? No. Ah sì, è andato in stand by. Io intanto approfitto, bevo, e vi dico che però ci sono due pubblicazioni costitutive e di questo ci dobbiamo un minimo preoccupare. Cominciamo da quelle più preoccupanti e poi vediamo. Che significa? Se non pubblico l'atto che l'ente ha adottato, chiunque nell'ente, non è efficace. Allora, la prima famiglia è quella delle sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici ad enti pubblici, enti privati, soggetti privati, un tema molto caldo. Gli enti che possono elargiscono delle sovvenzioni, non si dovrebbe se non previsto da una norma di legge o regolamentare, per valorizzare il territorio, la cultura popolare, le tradizioni, ok? Quindi significa che l'ente dà soldi senza avere nulla in cambio. La borsa di studio, senza avere nulla in cambio. Ora, comprendete bene l'imbarazzo del cittadino che sa che qualcuno viene, diciamo così, finanziato soltanto per una cosa che fa. Allora vorrebbe sapere i soldi delle sue tasse dove vanno a finire e come vengono spesi. Ecco, questa è la lettura, gli articoli sono gli articoli 26 e 27. Quindi io mi debbo predisporre un regolamento grazie al quale io disciplino le modalità di erogazione di questo contributo, i casi in cui è possibile, le modalità, e lo devo pubblicare sul sito, l'intero atto. Poi, una volta che ho individuato il beneficiario, se costui ottiene un beneficio superiore alle 1000 euro nel corso dell'anno solare, devo pubblicare l'intero atto col suo nome e il cognome. Se questo beneficio è legato però a un disagio economico-sociale oppure a uno stato di salute, posso cancellare i dati identificativi. Resta tutto il corpo dell'atto senza il nome, il cognome e l'indirizzo. Poi devo pubblicare anche una scheda nella quale scrivo esattamente
nei casi in cui è possibile, il nome dell'ente, se è un ente pubblico o privato, e i dati fiscali. Inoltre, devo pubblicare il nome del beneficiario, se è persona fisica, senza i dati fiscali. Ancora, devo individuare qual è la norma o il titolo in base alla quale quella sovvenzione è consentita. Poi debbo ancora identificare, chiarire, chi è il responsabile del procedimento, chi è che ha consentito questo beneficio. Ancora debbo poi identificare se il beneficiario è stato individuato a seguito di una selezione o direttamente. Infine devo pubblicare il link al progetto, se il beneficio è legato a un progetto, o il curriculum. Tutto questo lo devo pubblicare prima di pagare. Se non pubblico, ogni pagamento, ogni euro dato è danno erariale. Quindi, no pubblicazione, no pagamento. Ora il problema è chi risponde di danno erariale? Bisogna vedere se io ho informato i dipendenti, perché il discorso è questo. La Corte dei Conti ama, come qualcuno in sala già sa, che gli incolpati non restino da soli, siano in molti, si tengono, no, compagnia. E quindi indaga l'intera catena, l'intera filiera. E quindi bisogna vedere chi aveva il dovere di controllare che fosse pubblicato. Quindi la prima regola qual è per evitare problemi? Andare dall'ultimo che spinge il tasto Enter del mandato di pagamento e dire: prima di spingere, controlla che sia stato pubblicato. Se faccio così, non c'è problema, nulla sfugge. È il primo caso di pubblicità costitutiva. Quindi provoca un danno erariale. La Corte dei Conti può intervenire e chiedere la restituzione dei soldi, perché quei soldi sono stati dati senza titolo, anche se il titolo c'è, perché c'è il provvedimento, però non è stato pubblicato e quindi quel provvedimento non è mai uscito dal comune. Questo significa tecnicamente. Quindi articoli 26 e 27, leggeteli bene, verificate se voi avete questo tipo di attività e quindi regolatevi. Secondo pubblicità costitutiva è quella dell'articolo 15. L'articolo 15 del codice della trasparenza dice: bisogna pubblicare tutti i dati relativi ai dirigenti apicali, i dirigenti interni ed esterni. Esistono tre tipologie di dirigenti: i dirigenti interni, quelli che hanno vinto il concorso interno, interno nel senso per assumere il ruolo di dirigente, concorso al comune di Pordenone per dirigente, quelli sono gli interni. Poi ci sono gli esterni, un dirigente preso da un'altra amministrazione e incaricato presso il comune ai sensi del 110, articolo 110 del testo unico antilocali. Poi ci sono i dirigenti estranei, che sono un professionista che viene incaricato a fare il dirigente per un periodo di tempo, quindi tre tipologie di dirigenti. Poi, sempre bisogna pubblicare, i dati relativi ai collaboratori e ai consulenti, che immagino non ci siano più. Consulenti. Ci sono alcune parole che non si possono più pronunciare. Consulente, proroga, rinnovo e urgenza. Parole cancellate dal vocabolario. Pericolosissime, ingiustificabili. Vabbè, collaboratori e consulenti, che cosa devo pubblicare? Prima di tutto devo pubblicare alcuni dati relativi all'atto di conferimento dell'incarico. E vabbè. Poi, e qui arriviamo al primo problema, un bell'atto che si chiama curriculum. Ora ti portano il curriculum e tu che fai? Dici, beh, lo pubblico, ma neppure per sogno. Perché, e questo è, mi dispiace che non si vede, sempre nell'articolo 4, limiti alla trasparenza, c'è scritto che quando il legislatore ti dice di pubblicare, adesso il lancio di ortaggi non è gradito, quando ti dice che devi pubblicare, ma mica puoi pubblicare tutto. Devi verificare se i singoli dati sono pertinenti
rispetto all'obiettivo di trasparenza. E che vuol dire? Allora, il curriculum, uno gli porta il curriculum, che fai, tu lo pubblichi? No, gli devi cancellare il giorno e il mese di nascita e il codice fiscale, perché quello consente il furto dell'identità informatica, telematica, come volete. Poi devo cancellare l'indirizzo dove abita, altrimenti lo vanno a picchiare, il numero di cellulare, quello personale, e l'indirizzo di posta elettronica suo, personale. Poi l'incauto avrà detto un po' di cose sue, coniugato, figli, via tutto. E poi magicamente quello avrà firmato. Dobbiamo togliere la firma perché altrimenti ci fanno gli assegni. Allora tu dici, ma allora che cosa devo fare la mattina? Quale pratica devo fare oggi? Pulisco il curriculum degli altri? No, allora pian piano ci si organizza. In mancanza di software idoneo a far ciò, perché costa, chiedo all'interlocutore di turno, mi mandi due curriculum. Uno che è quello pubblicabile che non deve avere questi dati, l'altro che è quello che mi tengo. Ovviamente non ci sono i consulenti, dico delle cose banali. Spiegate a chi scrive il curriculum che è meglio il curriculum in formato europeo perché è più sintetico. Non ci servono delle lenzuolate di curriculum perché non ci interessa tutto quello che dite di fare, anche perché può sfuggire che dite di aver fatto una cosa che non è vero che avete fatto. E quindi a quel punto non solo sono costretto a dichiararti decaduto dall'incarico, ma devo mandare gli atti alla Procura della Repubblica perché tutti i curriculum sono ai sensi del DPR 445 del 2000 e quindi è un falso. Quindi ciò che non è vero va in procura e io non lo so, ma me lo dice il vicino di casa suo che all'ultima riunione condominiale ha litigato perché non ha accettato di ritinteggiare il palazzo. Questo è l'accesso civico, un monitoraggio alle volte del tuo avversario, no? Eredi vivo, ecco, vai. E funziona anche magicamente il mouse, così è troppo, mi abituo malissimo, vedete, ecco qua, questi sono... Basta non nominare Magellano, no, ma guarda, l'ingegnere che l'ha creato è bravissimo, solo che è rimasto vittima della sua bravura, ok, poi devo pubblicare, e qui è un argomento che non tratto oggi per ragioni di tempo, però è un argomento molto serio. La lettera C mi dice, devo pubblicare oltre al curriculum, ci eravamo fermati sul curriculum, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni. Questo perché? Perché c'è il decreto legislativo 39 del 2013, incompatibilità, inconferibilità degli incarichi. Guardate che è un tema molto sentito, specialmente in ANAC, perché cosa fanno le amministrazioni? Quando ci sono incarichi da attribuire, e poi prendono questi dati e siccome sono ai sensi del 445 del 2000, a campione fanno le verifiche. Ecco, fate finta che è stata abrogata la norma che dice a campione. Per l'ANAC, quando ci sono incarichi attribuiti, le verifiche vanno fatte tutte subito e prima di cominciare l'incarico. Dice, ma il DPR 445 ancora esiste? È vero, però purtroppo esistono gli articoli da 15 a 18 del 39 che ti dicono che se tu hai nominato qualcuno e questo qualcuno non dovevi nominarlo, guardate che il paradosso è questo, quello ti presenta un curriculum falso, un reato, tu te ne accorgi perché hai ricevuto qualche indicazione ovviamente, te ne accorgi, fai le verifiche, lo denunci alla procura, lo dichiari decaduto e lo denunci all'ANAC, cioè denunci il fatto all'ANAC correttamente. L'ANAC ti condanna alla sanzione del divieto di nominare per 3 mesi chi che sia. Un colpo politico mortale e anche amministrativo, dichiarando nulli tutti gli atti adottati dal soggetto nominato. Rispolveriamo il falsus procurator della sandulliana memoria, cioè fatto, ecco perché dico
Siccome anche il 39 del 2013 è una norma che va modificata, e infatti il ministro Madia ha deciso di scrivere un nuovo disegno di legge per modificare il 39, però attualmente è in vigore e l'ANAC è costretta ad applicarlo. Diciamo la parola esatta, è costretta ad applicarlo. Lo stesso presidente dell'ANAC ha rivolto un appello accorato al Parlamento per modificare la norma, però nel frattempo lo deve applicare. Quindi fate attenzione alle verifiche, non fidatevi del concetto della verifica a campione, perché nelle nomine non la considerate. Mi rendo conto della difficoltà operativa, per ottenere un certificato del casellario giudiziale mi ci vuole anche un mese e quello non viene nominato. Bisogna vedere dove. Anche più di un mese, in alcuni casi. Poi devo pubblicare i compensi comunque denominati relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione. Ora qui, in caso di omessa pubblicazione, visto che è una pubblicità costitutiva, se io pago e non ho pubblicato, a differenza dell'altro caso, questa volta si dà luogo a un procedimento disciplinare. Cerco di chiarirlo. Nell'altro caso perde efficacia il titolo, quindi i soldi che ho dato all'esterno sono senza titolo, un classico danno erariale. Qui invece è un consulente, un collaboratore, cioè uno che ha lavorato, quindi il corrispettivo lo deve trattenere. Quindi non c'è il danno erariale, ma allora si deve punire chi ha consentito il pagamento senza aver verificato prima la pubblicazione di questi dati. E questa volta non è la Corte dei Conti, ma è la stessa amministrazione che lo deve sottoporre al procedimento disciplinare e deve imporgli il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta. Quindi ho dato 5.000, tu dai all'amministrazione 5.000 euro. Queste sono le due norme più afflittive sulle quali bisogna fare una riflessione e, come diceva prima chi mi ha preceduto, è molto importante scrivere bene il regolamento, piano, programma della trasparenza, perché nel programma della trasparenza ci devono essere le linee, i flussi di competenze nella acquisizione dei dati e nel trasferimento dei dati, cosicché in automatico per qualsiasi processo i dipendenti sanno chi deve fornire i dati, perché purtroppo in questo momento storico non abbiamo gli strumenti informatici per riuscire a realizzare una pubblicazione automatica dei dati e quindi la vicenda è ancora manuale. Quindi occorre identificare coloro che debbono fornire i dati per renderli disponibili per la pubblicazione. Questo è molto importante perché nella confusione poi dopo che cosa accade? Accade che non si pubblica e ci sono le conseguenze che vi ho appena descritto. Questi sono, diciamo, i due argomenti più difficili perché danno luogo a conseguenze importanti. Poi c'è un argomento che riguarda i componenti degli organi politici, questo lo sappiamo. Io non ho fatto distinzione tra enti pubblici e società in mano pubblica, volutamente, perché distinzione non c'è. Se qualcuno ha dubbi me lo dice. Quindi, come i componenti dell'organo di indirizzo politico di un comune debbono pubblicare i dati, debbono consentire la pubblicazione dei loro dati ai sensi dell'articolo 14 del codice della trasparenza, così i consiglieri di amministrazione di una società in mano pubblica. È equivalente. Qui vanno pubblicati alcuni dati e poi altri dati, quando ovviamente si parla di enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti, si deve pubblicare le informazioni concernenti la situazione patrimoniale del componente dell'organo di indirizzo politico e addirittura così penetrante la pubblicazione dei dati concernenti la situazione patrimoniale del coniuge non separato e dei parenti fino al secondo grado se loro lo consentono. Se non lo consentono, accanto al nome del componente dell'organo di indirizzo politico compare: i parenti non hanno consentito
la diffusione di questi dati. Questo è un passaggio molto importante, perché se il responsabile della trasparenza non chiede questi dati al componente dell'organo di indirizzo politico, ovvero se una volta richiesti il componente dell'organo di indirizzo politico non li fornisce, quindi non vengono pubblicati, l'ANAC può infliggere la sanzione da 500 a 10.000 euro, sanzione amministrativa pecuniaria. Quindi qui c'è una sanzione molto importante, molto forte. Altra norma importante è quella che riguarda la pubblicità in materia di appalti. Ora, più che di trasparenza di appalti, io preferirei parlare di anticorruzione, ma lasciamo stare. Preferirei parlare di affidamenti diretti, di urgenza, proroghe, rinnovi. Ripeto, tutte espressioni da me non conosciute. Ok? No, poi bisognerebbe spiegare come puoi fare, però non è oggi, diciamo, l'occasione. Si parla della trasparenza negli appalti. Allora, negli appalti siamo abituati alle soglie, no? 40.000, 137.000, 5.400.000 euro, eccetera, eccetera. Benissimo, per la trasparenza le soglie non ci sono. Devi pubblicare tutto. Quindi devi pubblicare i dati, che peraltro sono, almeno fino ad oggi, agevolmente indicati nella deliberazione della ex autorità di vigilanza, lavori, servizi e forniture, oggi ANAC, numero 26 del 22 maggio 2013. Qui c'è una comoda griglia, eccola qua, che a cominciare dal CIG, numero identificativo della gara, ci sono tutti i dati che debbono essere pubblicati. Quando debbono essere pubblicati? Entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Il consiglio è di non attendere il mese di gennaio, ma di pubblicarli nel corso dell'anno, perché altrimenti ti trovi a gennaio con un imbuto di adempimenti al quale non puoi fare serenamente fronte. La seconda pubblicità che riguarda gli appalti è quella, eccoci qua, del comma 2. Una pubblicità un po' per l'articolo 37, appalti 37. Il comma 2 è una pubblicità un po' particolare. Allora, c'è una norma pericolosa del codice dei contratti. Poi parliamo di codice dei contratti entro luglio, il codice dei contratti deve sparire. Quindi ciò che voi applicate oggi, a luglio dovete ricominciare da capo. Dobbiamo recepire 3 direttive comunitarie con 3 decreti legislativi, dove cambiano le regole. Niente male, no? E l'articolo pericoloso che viene utilizzato dalle amministrazioni spesso e volentieri è l'articolo 57. Io lo spiego così, così vi spiego anche un po' di anticorruzione, va? Allora, viene il collega e mi dice: io ho bisogno di un videoproiettore. E mi dice: guarda, mi compri il videoproiettore Sony? Tu correttamente, ufficio acquisti, dovresti rispondere educatamente: guarda, è un collega, non lo devi insultare. Gli devi dire soltanto: guarda che forse un tempo, oggi il videoproiettore Sony te lo compri con i soldi tuoi. No, dico: guarda, non hai capito, io voglio il videoproiettore Sony. Abbiamo sempre comprato il Sony, si è fatto sempre così. Bene, oggi non si fa più. È cambiata l'aria, non solo a Roma, ovunque è cambiata l'aria. Le indagini riguardano non i sopra, i sotto, soglia. Fa più male, fanno più male 30 affidamenti diretti a 30.000 euro che una gara da 1 milione di euro, visto i profili di trasparenza che una gara del genere può avere. Quindi non ti sognare di affidare direttamente un acquisto di un bene o di una fornitura o di un servizio, perché non si può fare. L'affidamento diretto, di cui all'articolo 125, è una misura organizzativa. Significa, invece del dirigente che è competente a affidare una commessa pubblica, quella competenza magicamente viene data a un funzionario, cioè il responsabile del procedimento, il quale lui direttamente, senza passare al dirigente,
può affidare la commessa, punto. Non significa che scelgo Tizio, mi stai simpatico, e per poter affidare direttamente devo poter dimostrare che quel bene ce l'ha solo lui ed è solo quel bene che può permettere all'ente di raggiungere l'interesse pubblico. Se ce n'è anche uno in tutta Europa equipollente, non puoi affidare direttamente, punto. Poi c'è un profilo di proporzionalità, se, al netto di MEPA e Consip, se tu devi comprare 300 euro di pennarelli e hai la cartoleria qui di fronte, devi andare a comprare in cartoleria, perché è diseconomico bandire una selezione. Ma se tu devi comprare 900 euro di pennarelli e hai tre cartolerie, le devi convocare tutte e tre, perché altrimenti hai già commesso, hai già posto in essere un comportamento di corruzione che non è un reato, al più un illecito disciplinare, ma alle volte neppure quello. Non si può fare, difficile spiegarlo. Infatti tra un po' non farete più le gare. Per poter bandire una selezione dovete prima dire: non l'ho trovato su Consip, non l'ho trovato su MEPA, e allora bandisco la selezione. E poi: non l'ho trovato su Consip, non l'ho trovato su MEPA. Arriva qualcuno e mi dice: voglio la cartellina azzurra, perché mi mandi sempre alle riunioni con la cartellina grigia. Ma guarda che su Consip e MEPA c'è solo la cartellina grigia, la voglio azzurra. Risposta: ti tieni la cartellina grigia, puoi comprartela con i tuoi soldi, ma con i soldi pubblici ti tieni la cartellina grigia. Così funziona. Cambiate tante cose, eh? Abbiamo superato ogni limite. E quindi dobbiamo renderci conto che siamo in commissariamento permanente. Questo è. Perché, altro tema dell'introduzione, ci commissariano i 54 milioni di italiani che sono oltre noi, che siamo circa 3 milioni e 300. I 54 milioni ritengono che noi sperperiamo il denaro. A parte che veniamo in ufficio soltanto per saltare il tornello, giocare alla battaglia navale e fare quello strano sport che è verificare se il badge degli altri funziona e passarlo. Se addirittura non decidiamo che è in déshabillé. È la percezione della corruzione, cioè un fatto gravissimo. È pensare che gli altri ti leggono come, soltanto perché lavori in una pubblica amministrazione, come un malfattore. È una cosa insuperabile, non è accettabile una cosa del genere. Allora dobbiamo far capire che qui non è così. Se ci sono 20, 30, che ne so, mele marce, vanno lasciate là e possibilmente denunciate, whistleblower, soffiatore, con denunce circostanziate e reali. Non è il modo per eliminare l'antipatico collega, perché dietro l'angolo c'è il reato di diffamazione e quello di calunnia. Però se si può aiutare l'amministrazione ad isolare e punire e far venir meno la voglia a qualcuno di svolgere attività illecita, è buona cosa. Bene, ritorniamo alla nostra trasparenza. Ebbene, allora mi chiede il videoproiettore Sony, benissimo, allora a questo punto, poi torna il giorno dopo, perché io non gliel'ho consentito l'acquisto, e mi dice: ah, ma guarda, non capisci nulla, sono andato a cena con un mio amico avvocato. Vanno sempre a cena con un amico avvocato che illumina la mente di questa persona, e dice: guarda, esiste un numeretto 57 nel codice. Ok, 57 significa che tu puoi non pubblicare il bando di gara e svolgere una procedura, quindi una selezione negoziata, tranne quando non riesci a dimostrare che c'è soltanto un soggetto che ha quel prodotto. Quindi mi devi dimostrare che il videoproiettore Sony è l'unico che può essere collocato in quella mensola. C'è da domandarci perché abbiamo fatto la mensola in quel modo, ad hoc per il proiettore Sony, ma questo è un altro discorso. E a questo punto, allora, qual è la misura di prevenzione della corruzione? Tiri fuori un bel foglio
e fai scrivere al collega: io mi chiamo Pinco Pallino, sono un esperto di informatica o telematica eccetera, ho verificato che esiste solo il videoproiettore Sony che può essere utilizzato per raggiungere l'interesse dell'ente, firmo sotto la mia responsabilità questa dichiarazione. Questa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 37, viene pubblicata sul sito web dell'ente prima di effettuare l'acquisto. No dichiarazione, no videoproiettore. Molto semplice. Se è vero che possiamo utilizzare solo il videoproiettore Sony, qual è il problema? Lo dichiari, lo pubblichiamo, tutto il mondo lo sa, amministrazione trasparente. Se c'è qualche problema, probabilmente non mi firmerai la dichiarazione e io non ti compro il videoproiettore Sony. Molto semplice. Ora, questo deve essere detto forte e chiaro a tutti i livelli delle amministrazioni, tutti. L'attività gestionale e talvolta anche quella politica. Perché, e io qui, non perché sono presenti anche esponenti del mondo politico, spezzo una lancia. Guardate che, allora, scegliere la carriera o comunque l'esperienza politica non è cosa facile. E questo è un dato di fatto storico. Non abbiamo tanto più le scuole della politica e quindi non abbiamo quella sorta di apprendistato nel quale ti insegnavano anche un po' che significava essere, lavorare nella pubblica amministrazione. Quindi tu fai una attività completamente diversa. Non è detto che tu conosca i meandri dell'attività amministrativa e delle regole, non lo conoscono neppure i dipendenti e i dirigenti. Ora tu lo vuoi pretendere dal, dico, spero non sia il caso, dal dentista che fa l'assessore? Ci siamo arrivati? Porca miseria. Vabbè. Dal professionista non giuridico che fa l'assessore? Oddio, o se l'ho imparato da solo e questo è meritevole, oppure non lo sa. E allora lui o lei inconsapevolmente o credendo di potervelo chiedere, allora a quel punto occorre quel sano confronto tra gestione e politica per far capire: guarda che io non ti voglio mettere i bastoni tra le ruote, ma in realtà ti sto regalando una polizza assicurativa gratuita, cioè ti sto impedendo di avere conseguenze nel futuro. Purtroppo la Corte dei Conti, se mai dovesse intervenire, avviene a distanza di molto tempo, manco te lo ricordi più dell'esperienza che hai svolto. Quindi è bene fare grande attenzione e soprattutto, e su questo nella determina 12 del 28 ottobre 2015 dell'ANAC è chiarito, ci vuole un'operazione sinergica tra parte politica e parte gestionale, perché va costruito insieme il sistema di prevenzione della corruzione, come il sistema della trasparenza. Bisogna valorizzare questi sistemi, perché in modo tale che coloro che sono fuori non possono più contestare l'operato di quell'amministrazione, perché non hanno nulla da dire. Pian piano, certo all'inizio hanno molto da dire perché bisogna limare, e poi pian piano nel corso del tempo non avranno nulla o molto poco da contestare, perché tanto l'amministrazione spavaldamente non ha paura di nessuno, perché opera nel modo più corretto possibile. Quindi, seconda pubblicità, la pubblicità ex articolo 57 per quanto riguarda gli appalti. Ultima questione sugli appalti è la pubblicazione dell'articolo 23. Ve li faccio vedere e poi arriviamo a un altro argomento conclusivo, diciamo, che può essere di interesse. L'articolo 23. Allora, l'articolo 23 fa un ragionamento molto semplice. Dice: guarda, sai che facciamo? Pubblichiamo tutto il protocollo in uscita. Tutti gli atti degli organi politici e degli organi della gestione li pubblichiamo. Attenzione, non dice in realtà gli atti, i dati dei provvedimenti finali relativi ad alcuni procedimenti, che sono questi quattro: procedimenti di autorizzazione e concessione, di appalti, scelta del contraente, quindi devo pubblicare i dati della determina di aggiudicazione, i concorsi e le prove selettive e gli accordi e le convenzioni. Fate attenzione agli accordi e le convenzioni. Qui noi abbiamo dei problemi con l'Unione Europea. Noi talvolta facciamo accordi e convenzioni con università benemeriti,
perché riusciamo ad ottenere, pagando poco e il giusto, eccellenze. Non si può fare. Se sottolineo